Siamo alla Pugella di Minerbio, in provincia di Bologna, sede ufficiale FIP per l'Emilia Romagna, quindi in collaborazione con la Federazione Internazionale Gelateria, Pasticceria e Gelateria Cioccolateria. Si è appena concluso un corso sullo zucchero artistico. C'è stato, diciamo, un primo livello, quindi un approccio a questa arte che dà una marcia in più al pasticcere, perché c'è un qualcosa che si può dare in più in un eventuale buffet oppure decorazione particolare per torte da cerimonia, e quindi è quella marcia in più che molti ricercano. Sono state sviluppate in questo corso varie ricette, è stato lavorato riso malto, ma è stato spiegato anche molto chiaramente come lavorare proprio lo zucchero con i vari componenti, glucosio, acido tartarico, cremor tartaro. È stato fatto le varie lavorazioni, lavorazione dello zucchero colato, lo zucchero soffiato, quindi è un tipo di lavorazione fatto come fanno i vetrai a Murano, però in questo caso la materia prima è lo zucchero. E poi lo zucchero tirato, che serve per fare nastri o fiori, quindi con un colore molto bello, brillante, madreperla. Questo ha dato molta soddisfazione a tutti i corsisti, perché alla fine, quando hanno creato la loro pièce artistica, erano veramente contenti, perché nessuno di loro poteva pensare mai 2 giorni fa di poter fare un lavoro così. Quindi è un corso che commercialmente non è facile da vendere un pezzo artistico in zucchero, però dà quella soddisfazione, quella cosa in più che poi può essere sfruttato pure per soddisfazione personale o anche per cerimonie molto particolari. Abbiamo fatto questo primo livello dove c'è stato un tema, possiamo dire, libero, e ognuno ha espresso la sua creatività. C'è stata una serie di lavori, tutti quanti fatti bene, come prima volta hanno veramente lavorato bene. C'è stato anche, oltre a questo, una sinergia, un'amicizia che si è creata fra i vari corsisti. E quindi tutti quanti hanno avuto massimo entusiasmo e hanno richiesto anche un secondo livello, dove ci sarà un perfezionamento ulteriore che sicuramente, come sede FIP, verrà fatta prossimamente.